Salve a tutti, chi di voi si sta chiedendo ma che minchia ci fa un nuovo video nel canale di Radamanga che poco tempo fa aveva detto quello stronzo che adesso vi sta parlando che chiudeva? Beh, presto detto è tornata la voglia di fare recensioni di manga. C'è poco da fare, ho provato a fare altre cose, altri lavori, ho provato a aprire un canale dove parlavo di stranezze del web, solo che l'avevo improntato un po' in maniera diversa, nel senso montavo i video, facevo le mie parti un po' recitate, ma alla fine ho scoperto che la cosa di cui mi piace di più parlare sono i manga, che il modo in cui farlo che mi piace di più è quello dell'improvvisazione, di parlarvi così, come se vi avessi di fronte a me in questo preciso momento, e quindi ho lasciato perdere, diciamo, per ora, quindi tenterò di riaprire da manga facendo un po' di video. Speriamo che sia la volta buona di riuscire a farli un po' a settimana, uno a settimana, un due al mese, insomma, vediamo. E altra cosa, terrò aperto l'altro canale dove suono e basta. The Strange Web lo chiudo, i video li tengo perché mi fanno ridere a me, e finita lì, continuerò qua. Quindi chi è ancora interessato a qualche recensione di manga, fumetti di tutti i generi, magari anche qualche libro, stia pure su Redamanga, ok? Che non chiude, magari cancello il vecchio video perché è fuorviante. Detto questo, passiamo alla prima recensione di Redamanga Resuscitata. Quindi, come detto prima, la prima recensione. Facciamo una prima recensione di un fumetto che in molti elogiano e in molti bidonano. Che fumetto potrebbe mai essere? Purtroppo non ce l'ho qui con me perché ho svuotato la libreria qua. Quelli che vedete qui sono tutti i fumetti di mio fratello che adesso lui vive da mia mamma, io vivo da mio padre, ma lui ha i fumetti qua da mio padre e io ho i miei fumetti a casa di mia madre. Comunque, detto questo, che era solo per farvi capire come mai non avevo qua il fumetto, quale sarà mai il titolo, il fumetto della recensione? Beh, è inutile che stia a fare il misterioso perché tanto è sul titolo, quindi lo sapete benissimo tutti quanti. Il fumetto di cui andiamo a parlare è appunto Fairy Tail, fumetto di cui si amano certe cose, si odiano altre, o meglio, c'è gente che lo ama alla follia, gente che lo odia all'inverosimile. E io faccio parte della seconda categoria. Per quale motivo? Perché non ha una trama. Esattamente, non ha una trama. Comunque partiamo con l'introduzione classica al fumetto. Purtroppo non l'ho qui con me da farvelo vedere, ma su via, sapete tutti com'è fatto. Sono arrivato al numero 12 o 11, credo, non mi ricordo. L'ho venduto a mio fratello, sì, gliel'ho venduto e basta, l'ho lasciato lì. Fairy Tail, scritto da Hiro Mashima, col classico tratto caratteristico un po', no, dell'autore di One Piece. Mi pare di aver letto da qualche parte che fosse stato un suo assistente. Di questo non sono sicuro, però almeno darebbe una spiegazione al tratto così simile. Comunque c'è da dire che il tratto di Mashiro è piacevolissimo, tende un po' a sovradimensionare le bocce delle protagoniste, ma tant'è, poco importa, poi vedere due tette, insomma, fa sempre piacere a noi uomini. Detto questo, di cosa parla Fairy Tail? Parla di questa giovane ragazza, Lucy, che tanto ambisce al mondo della magia e al mondo delle gilde, appunto, perché in questo mondo ci sono varie gilde di maghi, gilde unite tutte sotto un unico, poi che rispondono a un unico ordine, ma ci sono gilde di fuorilegge, gilde un po' più attinenti, che si tengono aggrappate alla legge, altre un po' meno. E cosa fanno queste gilde? Fanno varie missioni per conto del concilio, non mi ricordo come si chiama, insomma, dei capoccia sul palazzo, che decidono, insomma, le sorti di queste gilde, o meglio, gli fanno fare queste missioni. Quindi, detto qua, sembra quasi, beh, minchia, un bello shonen. E in effetti, cioè, è uno shonen. Chi cerca lo shonen classico
combattimenti, smazzate, personaggi che si incazzano, c'è il gattino Happy, c'è, quindi c'è anche la mascotte, ci sono le ragazze mezze nude, ci sono i cattivoni che poi si redimono. Insomma, la pasta, l'ingrediente shonen, c'è tutto. Ma qual è il problema? Il problema principale è che manca di trama, ovvero, ok, ce ne sono vari che fanno così, che vanno a filoni, che vanno a saghe, ma qui si tende a esagerare, nel senso, le saghe durano, se no, uno, due numeri massimo, per quello che ho letto io, e tutte si risolvono più o meno alla stessa maniera. Natsu, quello di Fairy Tail, della Gilda Fairy Tail, le prende, bom bom bom, gliele suona una manetta, lui mezzo disfatto, poi si incazza, tira un cazzotone in faccia al cattivo, il cattivo viene sconfitto, si redime, si piange addosso, ma quelli di Fairy Tail sono troppo buoni e se lo pigliano con loro. Vi ho raccontato tutto Fairy Tail, più o meno tutte le storie che si susseguono sono queste. Comunque, prima di andare a divagare così, stavo facendo un po' il puntino della trama, almeno il suo inizio, che lì uno dice anche, carino, chissà come poi si dirà, ma comunque, in pratica, Lucy, questa ragazza, ambisce al mondo delle magie, delle gilde, così, e desidererebbe molto unirsi a una di queste gilde. Fatto vuole che in una cittadina incontra Natsu, che adesso non mi ricordo bene di preciso cosa stesse facendo, comunque lo incontra, diventano amici, lui gli chiede di entrare dentro Fairy Tail e iniziano le loro mille avventure in mondi diversi e fanno, insomma, adempiono ai compiti di Gilda. Poi ci sarà una guerra tra Gilde, che anche lì uno dice, minchia figata, una guerra tra Gilde, cioè è una figata, cazzo, la gilda cattiva, la gilda buona, che si scontrano una botte dalla mattina alla sera, ma anche lì dura tipo, se non sbaglio, due o tre volumi. Adesso non mi ricordo bene perché è un po' che ho smesso di leggere. Comunque, i punti sono due. Chi cerca uno shonen classico e quindi cerca divertimento gratuito, diciamo così, divertimento, avventure facili da leggere, nel senso storie facili da leggere, di facile lettura senza impegno, e tette e culi, perché anche questo c'è, insomma uno shonen classico nel, va preso con le pinze poi shonen classico, nel senso uno shonen leggero, una lettura leggera, va benissimo. Per chi cerca qualcosa di un po' più profondo, anche a livello di caratterizzazione dei personaggi, perché è un'altra cosa che a me non è proprio piaciuta, ma lì poi sono gusti, insomma, chi cerca una cosa un po' più da prendere sul serio, magari con una trama ben articolata, ben costruita, non è proprio il suo genere. Detto questo, comunque Fairy Tail 3,90 costa, sono 24 numeri ad oggi, e Star Comics, a me uno si è aperto in mano proprio appena comprato, però insomma l'edizione la conoscete tutti, quella classica della Star Comics, e questo è tutto, c'è poco da dire di più su questo manga senza fare spoiler. Quindi una storia divertente, personaggi divertenti, situazioni comiche da un lato, dall'altra mancanza di trama, leggerezza nel porsi soprattutto al lettore, e quindi una lettura molto leggera, che non è né bene né male, è una lettura come un'altra, che però ho deciso io di silurare, perché 3,90€ al mese sono comunque 3,90€ per leggere una cosa così, a me non andava a spenderli. Comunque non è neanche un manga da buttare nel cesso, secondo me, tutto qua. Di sicuro non è ai livelli di Naruto, ad esempio, anche se a me non piace Naruto, non è ai livelli di Naruto come caratterizzazione dei personaggi, di intrecci tra gli stessi, di storia, di vendette, di rancori, e questo perché ha fatto quello, e quello mai chi sarà, no. Lì è tutto un chi entrerà nella gilda di Fairy Tail dopo questo, perché tanto alla fine tutti i cazzo di nemici ci entrano. E questo, il grosso problema di Fairy Tail è questo. Tutti i nemici entrano in Fairy Tail. Oh, sono stato troppo cattivo, entro con voi, grazie, vaffanculo, stronzo. Fine. Questo è Fairy Tail. Comunque, una lettura piacevole. Anche se l'ho insultato, cioè, insultato alla leggera.
lettura piacevole, dicevamo, e basta, ho detto tutto. Questa era la prima recensione di Ritorno di Re da Manga. Speriamo guardi qualcuno. Niente, basta, poco altro da aggiungere. Ci vediamo al prossimo video, se mai ci sarà.